La pietà di Michelangelo. L'unione dell'umano e del divino nel comune sentimento di pietà universale verso tutte le creature della terra. Questa è, in sintesi, lo spirito di una delle opere più note del mondo, la pietà. È il 1499. Michelangelo aveva appena 24 anni. La pietà è un tema iconografico già noto al mondo dell'arte del tempo, rappresenta il momento successivo alla deposizione dalla croce, quando la madre prende in braccio il corpo straziato del figlio. Il panneggio dell'abito della Vergine fa risaltare ancora di più il liscio modellato delle membra del Cristo e crea una forma riconducibile a una grande M. Come già affermato, non si tratta di un tema nuovo, ma è la cosiddetta Vesperbild, l'immagine del Vespro. Nel 300 si era diffusa infatti nell'Europa centrale l'usanza di realizzare delle piccole sculture in legno dipinto, in gesso e in terracotta, che rappresentavano la Vergine con in braccio il corpo esanime di Gesù, deposto dalla croce. Questa rappresentazione, non riconducibile ad alcun racconto presente nei Vangeli, è frutto di una sorta di interpretazione popolare di ciò che poteva essere successo subito dopo la deposizione di Gesù dalla croce. I sacri testi infatti riportano che, al momento della crocifissione, la Madonna era presente. Nell'osservare le foto realizzate dal noto fotografo Robert Hupka, ci rendiamo conto di quanto l'opera michelangelesca sia emozionante. Il fotografo infatti ha saputo cogliere alcune angolazioni che rivelano le espressioni dei due protagonisti del gruppo scultoreo. La Madonna mostra un dolore pacato nella consapevolezza della grandezza della missione del figlio. Entrambi appaiono giovani, come cristallizzati nell'eternità di un attimo irripetibile, per la storia degli uomini e per la vicenda che personalmente sono stati chiamati a vivere. Elva Sari a riportare un aneddoto che giustifica la presenza della firma. Michelangelo la firmò in un secondo momento, quando sentì che alcuni visitatori della cappella avevano sì lodato la bellezza della statua, ma l'avevano attribuita a un altro scultore, il lombardo Cristoforo Solari. Il restauro condotto nei laboratori dei Musei Vaticani fu effettuato riutilizzando per quanto possibile i frammenti originali, oltre che un impasto a base di colla e polvere di marmo. Grazie all'esistenza di numerosi calchi fu possibile reintegrare l'opera fedelmente, senza rifacimenti arbitrari delle lacune. La Vergine non tocca direttamente il corpo del figlio, ma lo tiene in braccio utilizzando un velo. Il suo volto è giovane, troppo per una Vergine madre di un figlio di 33 anni. Lo stesso Michelangelo disse a tal proposito che una Vergine non mostrerebbe mai un viso invecchiato. In realtà si tratta di un riferimento all'arte classica, che non ha mai fatto riferimento a corpi invecchiati, corrotti dal tempo, ma ha sempre esaltato la bellezza e la perfezione umana attraverso il giovane aspetto. Ma vediamo cosa affermava Argan nel suo Storia dell'arte italiana. La Madonna tiene in grembo Cristo morto come se fosse un bambino dormente. Ed è giovane, come quando Cristo era bambino. Forse la statua vuole essere proprio questo, una visione, o piuttosto la previsione o prefigurazione che la Vergine ha della passione del figlio. Alla previsione si lega subito il rimpianto, il gesto dimostrativo della mano della Madonna dice che la previsione si è purtroppo avverata. La composizione è chiusa in una piramide, quasi a indicare tutto ciò che rientra in un concetto divino che trascende il dolore, la pietà umana.